Al ricordo di Mino Argentieri, illustre critico cinematografico e professore di storia del cinema, il Comune di Napoli ha dedicato un'iniziativa pubblica con le testimonianze di amici, colleghi ed ex allievi. È stata l'occasione per un resoconto corale sul grande lavoro culturale svolto da Argentieri, che per alcuni decenni ha insegnato all'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Ci sembrava doveroso che il saluto, l'ultimo saluto, in maniera informale ma commossa e sentita, partisse da qui, dal comune, per far sentire la presenza istituzionale e quindi che il saluto fosse non soltanto di noi amici, ex allievi, eccetera, ma che avesse questa veste. Un vero e proprio punto di riferimento della città, in un momento in cui non c'erano le scuole di cinema che ci sono oggi, non c'erano tutte le opportunità che ci sono oggi, non c'era la diffusione tecnologica che c'è oggi. L'inizio degli anni 90 coincide con, no, quello che chiamiamo il nuovo cinema napoletano, quindi i vari Martone, che ricordo essere stato ospite della nostra università, Angelo Curti, ospite della nostra università, Capuano, De Lillo, insomma la generazione cosiddetta dei Vesuviani. Nasce proprio in concomitanza con, insomma, il lavoro, diciamo così, seminale della cattedra di storia del cinema di Argentieri. Mino era celebre per venire a Napoli per fare gli esami, anche che magari duravano 2 giorni consecutivi, finivano alle 6 del pomeriggio passate, la mattina erano convocati alle 9 e nonostante tutti noi dicessimo: professore, rimane un po', ci facciamo una pizza stasera, andiamo, oh, devo tornare a Roma, devo tornare a Roma. E qui si sobbarcava al ritorno la sera. E al rientro la mattina presto, tant'è vero che lui leggeva i giornali sempre un giorno dopo. Dice che li leggeva nella vasca da bagno quando finalmente ci riusciva a fare il bagno, però quelli del giorno prima. Quando si trattava di mandare un saggio o un qualsiasi scritto, mi arrivava a casa, ce l'ho ancora, una lettera, una normale lettera con l'indirizzo scritto, e dentro c'erano dei foglietti con il suo saggio, che era scritto con una macchina da scrivere portatile, ma che doveva aver conosciuto tempi migliori però. Era sempre rivolto alla conoscenza, alla capacità di entrare in contatto con gli altri e alla voglia di far crescere gli altri sul piano della conoscenza e della cultura. Mino era questo, era una persona assolutamente generosa e faceva della leggerezza e della sua straordinaria ironia la capacità di relazione con gli altri. Una persona assolutamente democratica, rispettosa nei confronti degli altri, e mi piace ricordarlo in questo modo. L'ultimo periodo con Mino è stato un periodo di battaglia straordinaria. Lui è stato un combattente sino alla fine, perché attraverso diari di Cineclub si è aperta una campagna a favore della biblioteca Umberto Barbaro, la biblioteca del cinema, un patrimonio della nostra nazione, ed è entrato in un rapporto assolutamente conflittuale con il ministero e con la burocrazia del nostro paese. Si partiva da Piazza Borsa, io facevo una domanda e si finiva praticamente, la sua risposta alla domanda era Alla ferrovia. praticamente sul treno, Il treno è sul treno, poi finiva lì. Era più giovane di quanto sia adesso, però a me sembrava una figura paterna, ovviamente avevo 26-27 anni, poi mi sono laureato con lui, ovviamente. Ed era un riferimento per tante cose, no? La storia, la politica, con le sue posizioni si poteva anche non essere d'accordo, però insomma era molto, molto liberal, era un comunista, ma molto liberal. Però in quegli anni, appunto, così come Argentieri fonda di fatto la cattedra di cinema all'Orientale, c'era la stessa cosa, la faceva Vicentini in storia del teatro, e poi c'era Romolo Runcini sulla sociologia della letteratura, e poi gli studi di anglistica venivano rifondati da Fernando Ferrara e poi Lidia Curti, cioè era veramente un mondo estremamente vivace. E no, si potrebbe fare veramente una lunga lista di nomi e di discipline che in quegli anni venivano immesse dopo il 68 in università e che all'Orientale trovavano un punto di vento importantissimo, e così è stato per il cinema. Fare insieme una casa del cinema della città. Quindi io concludo con questo augurio, con la speranza che
il sapere che si trasmette, la storia delle persone, possa davvero aiutare a costruire quel futuro e immaginarlo insieme. Grazie. Grazie.